Oggi abbiamo il piacere di intervistare Gabriele De Angelis, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Avezzano. Gabriele, entriamo subito nel vivo dell'intervista ponendole la prima domanda. Quali sono gli obiettivi che si è prefissato e quali progetti che intende realizzare per la città di Avezzano? Allora, noi dobbiamo creare un Avezzano nuovo, una nuova Avezzano che riparta dal tessuto industriale per poterlo riqualificare, dal tessuto commerciale, delle piccole e medie imprese. Io vorrei un Avezzano che rientri nei circuiti importanti dell'attività imprenditoriale e industriale. Quindi puntare molto sul lavoro, sul rendere la città attrattiva per poter far tornare gli investimenti che possono fare prevalentemente gli imprenditori. Altro aspetto che ho molto a cuore della mia città è quella di riqualificare il centro urbano e di darle una nuova veste, portando a conclusione anche il comune nuovo, il cosiddetto contratto di quartiere, perché a mio avviso è una struttura strategica per creare una nuova veste a questa città. Quali sono secondo lei le priorità da affrontare nei primi 100 giorni di governo cittadino? Nei primi 100 giorni è importante, a mio avviso, controllare in maniera precisa e attenta quella che è la struttura finanziaria del nostro comune. Quindi ci sono, a mio avviso, delle aree di intervento che permetterebbero ancora delle grandi economie, delle grosse economie che potremmo fare e ottimizzare queste risorse per poterle dedicare ai servizi sociali, per esempio, e ad altri settori che ritengo debbano essere attenzionati di più dall'amministrazione. C'è la possibilità di effettuare ancora la spending review su diversi settori e quindi trovare delle economie in questo momento fondamentali per poter riprogrammare l'azione amministrativa della città di Avezzano. Ci definisce in poche parole la squadra che la sta supportando in questa avventura elettorale? Noi abbiamo elaborato un progetto da dedicare a questa città che è stato scritto e pensato dai cittadini. Quindi cittadini che avevano diciamo un'intenzione di collaborare con questa nostra proposta e hanno estrazioni e origini diciamo di diverso tipo. Quindi abbiamo pensato che la composizione più adeguata per poter fare questo percorso fosse quella del civismo, quindi abbiamo lanciato l'idea di creare una coalizione civica aperta a tutti, a tutte quelle persone che comunque avessero condiviso il progetto e il programma che abbiamo elaborato. Questo è accaduto, siamo riusciti ad allargare in maniera importante questa compagine e quindi siamo fiduciosi che insomma, la strada sia quella giusta, perché abbiamo visto che rispetto alle nostre aspettative siamo andati ben oltre e quindi adesso siamo un numero consistente e fra l'altro riscontriamo anche il giusto entusiasmo per poter proseguire questo cammino. Alcuni enti sovraccomunali, come ad esempio il CAM, il Consorzio Acquedottistico, dove Avezzano è peraltro il socio maggioritario, in più di un'occasione sono finiti al centro di furibonde polemiche. Se lei viene eletto sindaco, come affronterà tali situazioni? Il comune di Avezzano ha una partecipazione importante all'interno del CAM. Il CAM è una società che ha delle criticità che tutti quanti conoscono e sono assolutamente convinto che la cosa vada gestita con la massima attenzione. Il CAM ha bisogno di una riorganizzazione, non si può pensare che possa farcela andare avanti soltanto con l'attività tradizionale. Mi risulta che altre società che svolgono attività simili a quelle del CAM abbiano anche seguito percorsi di diversificazione che hanno portato insomma del valore aggiunto alle esigenze finanziarie della stessa struttura. Queste sono cose che però vanno condivise con tutti gli altri sindaci e con tutti gli altri comuni che partecipano al CAM, perché fanno parte delle strategie di prospettiva. Quindi io ritengo che ci sia da lanciare una nuova
nuovo progetto e di soprattutto farlo condividere, perché non abbiamo ulteriori possibilità di attendere del tempo. Il CAM ha bisogno di un intervento immediato, preciso e a mio avviso anche definitivo. Questo lo dico anche da imprenditore, perché la mia visione sul CAM è determinata a intervenire per trovare soluzioni definitive. Sono sicuro, anche per incontri e colloqui che ho fatto con altri sindaci, che siamo arrivati al punto giusto in cui questo potrebbe accadere, perché la sensibilità intorno a questa tematica è diventata quella giusta per poter operare con incisività e in maniera definitiva. Infine, un appello agli elettori: perché dovrebbero votarla? Dovrebbero votarmi, intanto chiedo agli elettori di seguire la nostra campagna elettorale, di leggere il nostro programma e di votarmi se saranno convinti di farlo. Ecco, a proposito di programma, è stato pubblicato sul vostro sito web? L'abbiamo pubblicato, è una bozza di programma aperto a ulteriori integrazioni ovviamente. Dovrebbero votarci, non solo me ma tutta la mia coalizione, perché siamo convinti di poter creare veramente quella nuova Avezzano che abbiamo scritto nel programma. Siamo determinati, abbiamo messo in questa avventura molto coraggio e amiamo profondamente questa città, e con la forza delle idee, il nostro coraggio, lo spirito che ci anima, siamo sicuri che questa avventura porterà cose buone per Avezzano, per gli avezzanesi e anche per noi. Ringraziamo Gabriele De Angelis, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative della città di Avezzano. Grazie a voi e un saluto caro a tutti quanti. Grazie.